Esercizio sul moto circolare uniforme, satellite artificiale 200 kg, orbita circolare attorno alla Terra, quota 640 km, sopra la superficie terrestre, periodo di rivoluzione 98 minuti. Attenzione che minuti si scrive min e non m, perché m vuol dire metri. Due domande: l'accelerazione di gravità in quella orbita, quindi a 640 km di quota sopra la superficie terrestre, e quanto pesa il satellite a quella quota? Provate a risolvere da soli, fermate qua il video, guardate lo svolgimento soltanto alla fine. Questo è lo svolgimento, questa è la Terra e l'orbita del satellite. Il satellite orbita piuttosto vicino alla Terra, infatti il raggio della Terra è circa 6.380 km. La quota, indicata con la lettera H, è invece circa un decimo del raggio della Terra. Quindi in realtà nel disegno io ho anche esagerato con la larghezza dell'orbita. In realtà l'orbita è ancora più stretta intorno alla Terra perché la quota è un decimo del raggio della Terra. Giusto così per rendersi conto della quota alla quale volano gli astronauti, allora per esempio nella Stazione Spaziale Internazionale, la quota è ancora più bassa. È circa 400 km sopra la superficie della Terra, quindi gli astronauti non è che vanno a viaggiare in mezzo alle stelle, come forse ingenuamente qualcuno potrebbe pensare. Gli astronauti orbitano appena 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 intorno alla superficie della Terra. Tant'è vero che, per esempio, la Stazione Spaziale Internazionale si può anche vedere a occhio nudo, dal momento che si trova poche centinaia di chilometri sopra la superficie terrestre. Stiamo attenti a una cosa: che il raggio dell'orbita di questo satellite non è 640 km, ma è 640 km più 6.380 km, perché il raggio dell'orbita è la distanza dell'orbita dal centro della Terra e non dalla superficie. Sommando quindi il raggio della Terra più la quota, quindi sommando questi due valori, otteniamo 7.020 km. Questo è il raggio dell'orbita del satellite. Il periodo del satellite è 98 minuti, cioè il tempo che impiega a fare un giro. Lo portiamo in secondi, moltiplicando per 60, 5.880 secondi. Noi sappiamo che il moto circolare uniforme, a dispetto del nome, è un moto accelerato perché è presente l'accelerazione centripeta, che punta sempre verso il centro, in questo caso della Terra. L'accelerazione centripeta in questo caso è l'accelerazione di gravità, che sulla superficie terrestre vale 9,8 metri al secondo quadrato, g sup, ma a una quota maggiore, l'accelerazione di gravità vale un valore minore, g' minore di g in superficie, quindi troveremo un valore di accelerazione più basso. Più ci allontaniamo dalla Terra e più l'accelerazione di gravità e anche il campo di gravità della Terra diventano più deboli. La domanda è proprio calcolare l'accelerazione di gravità a 640 km di quota. Ricordando che quello che abbiamo appena detto, che l'accelerazione di gravità è l'accelerazione centripeta, basterà calcolare l'accelerazione centripeta a quella quota, quindi omega quadrato r, dove r è il raggio dell'orbita e quindi sono 7.020 km. Invece omega è la velocità angolare, che si calcola dividendo l'angolo descritto dal satellite diviso l'intervallo di tempo impiegato a descrivere quell'angolo, ma come sempre è più comodo prendere un intervallo di tempo non qualsiasi, ma il periodo. E quindi l'angolo descritto è l'angolo giro, 2π greco radianti. Radianti sappiamo si può mettere e togliere, unità di misura fittizia o convenzionale. Quindi per calcolare la velocità angolare dividiamo questo 2π greco radianti per il periodo 5.880 secondi e troviamo questo valore, che è una velocità angolare piuttosto piccola. Stiamo a circa a un millesimo di radianti al secondo. Del resto è logico che la velocità angolare è piccola, perché comunque il periodo è grande, ci mette il satellite circa 1 ora e 40, 1 ora e 38 minuti a fare tutto il giro. Ora che abbiamo calcolato la velocità angolare, la sostituiamo nella formula di prima, non ci dimentichiamo di fare il quadrato, e così troviamo 8 metri al secondo quadrato, il 10 alla meno 3. Questo 10 alla meno 3 elevato al quadrato si semplifica con questo 10 alla sesta. Il 10 alla sesta è perché 7.020 km sono 7.020 per 1.000 metri, quindi
quindi 7 milioni di metri. Giustamente il risultato che abbiamo trovato, l'accelerazione di gravità a quella quota è minore dell'accelerazione di gravità, 8 contro 9,8 metri al secondo quadrato. La massa del satellite non cambia se il satellite è in superficie o più distante dalla Terra, perché la massa è una grandezza fisica, una proprietà degli oggetti che non cambia spostando l'oggetto nello spazio. Cambia invece il peso del satellite, perché il peso del satellite è la forza di gravità con cui la Terra attrae il satellite verso il centro. E questa forza di gravità si calcola moltiplicando la massa del satellite per il campo O, che è lo stesso per l'accelerazione di gravità. Trovandosi il satellite molto distante dalla Terra, allora il campo di gravità è ridotto, o accelerazione di gravità è lo stesso, e quindi il calcolo ci porta a una forza di gravità di 1600 newton, cioè 1,60 kN. Se invece il satellite si trovasse sulla superficie della Terra, dove l'accelerazione di gravità è 9,8 anziché 8 metri al secondo quadrato, il peso del satellite sarebbe maggiore, 1,96 kN. Quindi vediamo che la massa del satellite non dipende dalla posizione, stessa massa, mentre invece il peso del satellite, che è la forza di gravità con cui il satellite è attratto dalla Terra, cambia in base alla posizione. Più andiamo lontani dalla Terra, più si indebolisce la forza di gravità, cioè la forza peso diventa più piccola. FP' minore di FP.